l'associazione Stornara Life. Lui è Lino Lombardi, è il presidente dell'associazione. Ci parlerà dello Stramurales che si svolgerà a Stornara dal 28 luglio al 4 agosto. Io chiedo subito a Lino da dove nasce quest'idea e come mai appunto uno Stramurales, quindi arte di strada, street art a Stornara. Allora, nasce, praticamente è nato l'anno scorso e non avevamo proprio minimamente idea di quello che dovevamo fare. È nato, diciamo che l'appetito viene mangiando, praticamente abbiamo iniziato con pensare di fare un festival fatto con dei pannelli in cui artisti locali dovevano venire a fare, diciamo, questo evento. Invece poi siamo passati tramite gli artisti stessi a invitare artisti ancora più altolocati, e abbiamo capito che andava fatto sui muri. Ci siamo addentrati, abbiamo studiato un po' questa nuova per noi arte, e siamo arrivati a fare un festival che all'inizio non era nella nostra visione. La nostra visione era proprio povera, diciamo. E ci siamo ritrovati a fare questo, che alla fine è stato un successo, cioè non ce l'aspettavamo, non era programmato, però siamo tipi che non ci tiriamo indietro. Alla fine è risultato un successo, è stato supportato anche da altri eventi, tipo laboratorio per bambini, tipo feste culinarie, bande che giravano per il paese, è stato un grossissimo successo. Gli artisti stessi sono rimasti entusiasti di questa manifestazione. Per quest'anno abbiamo pensato di reinvitare tutti gli artisti dell'anno scorso, che praticamente erano 8 artisti, e in più aggiungere altri di fama internazionale, tutti di fama internazionale. Infatti verranno artisti dalla Colombia, dall'Uruguay, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Scozia, insomma verranno un sacco di artisti, tutti rinomati. Perché? Perché abbiamo voluto fare questa? Perché abbiamo una visione che porterebbe Stornara a essere inclusa in un percorso artistico per quanto riguarda la street art, in un percorso artistico fra i maggiori paesi che in Italia che la street art ha avuto uno sviluppo, tipo Orgosolo nella Sardegna, Diamante, tipo Dozza, anche Stornara. Perché Stornara? Perché noi siamo coscienti che Stornara si trova in una situazione ideale, sia per quanto riguarda il paesino, che essendo piccolo, mettendoci 20-30 murales in questo paese, diventerebbe un museo, un percorso. Questi murales sarebbero tutti collegati fra di loro, perché il paese è piccolo, quindi una realtà già più grande sarebbe stato abbastanza dispersivo. Nel momento giusto, perché la street art sta avendo uno sviluppo in tutto il mondo, uno sviluppo che nessuno si aspettava almeno tanti anni fa. Tant'è vero che l'artista adesso di cui si parla di più sarebbe Banksy, cioè guarda caso uno street artist. Quindi siamo fermamente convinti che questo porterebbe qualcosa a Stornara, sicuramente. E in più questo evento non è fine a se stesso, nel senso che finito l'evento è finito tutto e rimane il ricordo di quell'evento. No, finito questo evento rimangono i murales, rimane il fatto che Stornara è un punto di riferimento, rimane il fatto che ogni giorno, già con 8 murales che abbiamo, noi ogni giorno assistiamo a gente che viene da fuori, dai paesi vicini, con la macchina fotografica a scattare le foto dei murales. Immaginiamo adesso, con tutti questi artisti che arriveranno, tutti questi murales che ci lasceranno, che cosa potrebbe essere Stornara, che cosa potrebbe portare lo Stramurales a Stornara. Quindi non è un evento, ma è una tappa che segna un passaggio stabile. Sì, è più che un evento, è una voglia di fare qualcosa che rimane, di fare un miglioramento. Miglioramento, è brutto dire miglioramento, perché non è che vogliamo migliorare il paese, non abbiamo questa pretesa, però sicuramente è qualcosa che porta a Stornara una ventata di nuovo, una ventata di cultura, una ventata di... porta sicuramente del bene. Antonio Signoriello è un altro membro dell'associazione Stornara Life, lui è il segretario. Antonio,
Vorrei che ci spiegassi come nasce l'associazione, quindi dall'anno scorso, da un gruppo di persone ad un'associazione. Sì, certo. Allora, noi siamo un gruppo di amici che si sono conosciuti attraverso un semplice gruppo Facebook, Stornare Alive. È qui che abbiamo condiviso una serie di informazioni legate al paese, lamentele legate al paese, ma anche progetti e ovviamente eventi. Abbiamo condiviso eventi, informazioni appunto legate a Stornare. Da lì abbiamo iniziato insieme a immaginare comunque diciamo la creazione di un qualcosa che poteva coinvolgere i cittadini di Stornare, e quindi siamo arrivati a parlare di arte e con la presenza ovviamente di Lino Lombardi, che è un artista di Stornare, fotografo e grafico di Stornare, siamo arrivati a parlare di street art. E quindi attraverso questo, diciamo, interlocutore, attraverso Lino Lombardi, alla fine abbiamo creato questa manifestazione, che comunque, come diceva Lino, che è anche presidente dell'associazione che abbiamo creato successivamente dopo la prima edizione di Stramurales, e attraverso appunto questa manifestazione abbiamo portato un po' di cultura anche a Stornare. E ovviamente siamo rientrati insieme ad altre associazioni con cui l'anno scorso abbiamo collaborato e niente, ovviamente abbiamo animato nel periodo estivo attraverso Stramurales e Stornare nel periodo tra luglio e agosto. Ci aspettiamo ovviamente di fare altrettanto quest'anno, e grazie anche al supporto di diversi cittadini che sono voluti rientrare nel progetto, oltre ad associazioni presenti sul territorio. Appunto per questo supporto dei cittadini, dicevi, per una manifestazione così grande, così importante, che investe comunque tanto da fare, tanto denaro in particolar modo, vi siete mai sentiti soli? Non ci siamo sentiti soli, appunto perché abbiamo avuto il supporto da parte non solo di cittadini, ma anche di piccoli e grandi imprenditori locali, anche di fuori, dei paesi limitrofi. Non ci siamo sentiti soli anche da parte delle istituzioni, perché abbiamo avuto anche il supporto del nostro primo cittadino, Rocco Calamita, supporto che ci è stato riconfermato anche quest'anno, oltre ovviamente ad associazioni presenti sul territorio. Dall'anno scorso a quest'anno indubbiamente una crescita è operativa, visto che appunto avete fondato comunque questa associazione e siete in 10 persone a lavorare per questo evento, nonostante sappiamo che ne servano 50, ma anche una crescita più che altro per gli sponsor e per chi si è affiancato a voi. Chi in particolar modo, Antonio? In particolar modo è la Lindea Vernici, che nella seconda edizione di Stramurales ha messo a disposizione la loro professionalità, la loro competenza e a disposizione dell'associazione stessa, ma soprattutto degli artisti che ne faranno parte. Grazie a loro i nostri artisti daranno il meglio per l'intero evento. Dal 28 luglio al 4 agosto, durante la Stramurales, oltre all'arte di strada, ci saranno anche punti di ristoro, ci sarà food per strada. Puoi darci queste indicazioni anche? Certo, allora, innanzitutto è tutto un work in progress. Stiamo organizzando insieme alla gestione degli artisti, dei muri, degli sponsor, stiamo organizzando diverse attività collaterali, così come c'è stato già l'anno scorso nella prima edizione. L'anno scorso abbiamo avuto la street band, abbiamo avuto lo street food, abbiamo fatto una piccola edizione anche nel dicembre scorso, lo Stramurales Winter, in cui abbiamo affiancato anche uno street shopping. Sono tutte delle attività che ovviamente sono state apprezzate da parte dei cittadini, non faremo mancare anche quest'anno. Infatti stiamo organizzando di nuovo i laboratori per i bambini, stiamo organizzando anche uno street tour, un tour per i murales che sono stati realizzati l'anno scorso, dei murales che sono stati organizzati nella nostra Murales Winter e in quelli che verranno realizzati anche quest'anno. Inoltre stiamo valorizzando anche gli artisti, i talenti locali, piccoli artisti che verranno affiancati a nomi importanti della street art a livello nazionale e internazionale. Quindi valorizziamo gli artisti, i piccoli artisti locali, valorizziamo i prodotti locali, quindi quelli appartenenti alla gastronomia legata a Stornare, alla provincia di Foggia, alla Puglia, e ci aspettiamo appunto lo stesso riscontro che abbiamo avuto l'anno scorso da parte dei cittadini di Stornare, ma anche da turisti che vogliono raggiungere
raggiungerci da qualsiasi parte dell'Italia, così come è avvenuto l'anno scorso. Quindi comunque, per concludere, Stramurales a Stornara dal 28 luglio al 4 agosto, un evento culturale e artistico da non perdere. Cerignola Viva sarà con voi in quei giorni.